Ciao ragazzi, in questo vlog voglio rispondere ad una domanda che mi fate frequentemente, che è quella di come faccio a dimagrire? Allora, per prima cosa dovete capire quanti chili dovete perdere. Se dovete perdere ad esempio 20 chili, io vi consiglio di andare da un nutrizionista che vi dia un piano di alimentazione adeguato per perdere tutti questi chili. Evitate le diete fai da te, che potrebbero peggiorare la situazione oppure portare dei seri problemi. Quindi no a diete fai da te. Se dovete perdere invece 1-2 kg, potete applicare questi piccoli consigli che voglio condividere con voi. Per prima cosa dovete mangiare nelle giuste quantità e alimenti sani. Quindi quando andate a fare la spesa, se comprate delle nuove cose, mi raccomando, guardate sempre gli ingredienti, perché quello è la base. Se gli ingredienti di un certo alimento hanno una sfilza di nomi, e soprattutto di nomi che non riuscite neanche a pronunciare, evitate di comprare quell'alimento. Quindi devono essere nomi chiari, ingredienti chiari, leggibili e pochi. Detto questo, cercate sempre appunto di leggere l'etichetta. Mangiare perché? Perché ad esempio se siete bravi e fate colazione ad esempio alle 8 del mattino, e poi non mi mangiate fino alle 5 del pomeriggio, e alle 5 del pomeriggio fate solo uno spuntino, il corpo va in uno stato di allerta. Allerta e immagazzina tutto, perché dice chissà quando mi farà ancora mangiare, chissà quando mi nutrirà ancora. E quindi io inglobo tutto, anche cibi che in teoria dovrebbero essere scartati, quindi scorie. Ingloba e voi ingrassate, evitate, quindi, evitate di smettere di mangiare, ma mangiare nelle giuste quantità. Bilanciate, quindi se in un pasto avete mangiato più carboidrati, nel pasto successivo mangiate un po' più di proteine. Equilibrio, bilanciate i pasti e questa è la chiave. E in secondo luogo, se evitate di mangiare, il vostro metabolismo rallenta. Perché noi non ci facciamo caso, il nostro corpo va in automatico, va da solo, ma noi bruciamo calorie anche quando stiamo parlando, respiriamo, pensiamo. Quindi il corpo, se ha pochi nutrienti, se ingerisce pochi, se noi gli diamo pochi nutrienti, quindi poche calorie, cosa fa? Deve rallentare, perché deve tenere quelle calorie per tutte le funzioni corporee, che sia il parlare, dormire, il respirare, tutte queste cose. Quindi deve cercare di risparmiare sulle calorie che deve bruciare. Quindi sicuramente bisogna mangiare. In secondo luogo bisogna bere tantissimo. Avete sicuramente sentito parlare in alcuni miei vlog di bere, letto nei miei articoli di bere, sentito in internet, letto, insomma tutti vi riempiono la testa con bere tantissimo, almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno sono consigliati. Se poi fate attività fisica, mi raccomando, bevete un po' di più per reintegrare sali minerali persi durante la sudorazione, insomma dovete cercare di bere tantissimo. E poi se non, il nostro corpo è fatto per il 90% di acqua, quindi se non beviamo i nostri organi che sono immersi nell'acqua si trovano un po' scomodi e magari non riescono ad esempio a svolgere le funzioni per cui sono sottoposti, come ad esempio la pelle può diventare poco luminosa, può screpolarsi, perché la pelle anche essa è un organo, quindi dovete bere per aiutare gli organi. Terzo punto, attività fisica. Dovete muovervi almeno 30 minuti al giorno, come i nostri allenamenti, oppure bilanciate tra allenamento cardio e allenamento di tonificazione, perché non pensate che se prendete 2 kg in mano di manubri vi vengono le braccione grosse così. Scordatevelo, non siamo degli uomini, io parlo qui per il pubblico femminile, non siamo uomini, non abbiamo il testosterone degli uomini che aiutano di più i muscoli, che il testosterone sapete che aiuta il muscolo ad ingrandirsi, quindi ne abbiamo poco. Quindi non pensate di diventare dei bodybuilder, che tiriamo su 2 kg, 4 kg, 6 kg, no. I bodybuilder hanno un'alimentazione super controllata, degli allenamenti specifici, integratori che prendono
in modo specifico, insomma, non possiamo diventare bodybuilder tirando su 2 kg. Parlo per le donne perché leggo in alcuni forum, su internet, Facebook, che hanno e avete paura di ingrossare le gambe, di ingrossare le braccia. Neanche a me fanno impazzire le donne muscolose, quindi six pack non me lo vedrete mai perché non mi piace. Mi piace la pancia piatta, un pochino definita, ma non il muscolo troppo visibile. Ricordatevi che se avete un po' più di muscoli definiti e il corpo un po' più tonico, dimagrirete, perché il muscolo brucia più calorie rispetto al grasso. Quindi è importante alternare attività di tonificazione con attività cardio. Quando fate attività cardio bruciate calorie nel momento in cui fate l'attività, mentre se fate attività come i nostri workout ad alta intensità o attività di tonificazione, quindi con i pesi, riuscite a bruciare calorie nel momento in cui vi allenate, ma anche nelle ore successive. Quindi anche quando siete in relax sul divano, sdraiati a guardare la televisione o seduti, vedete voi, bruciate calorie. Quindi mangiare, acqua e attività fisica. Quarto posto, dormire. È importante dormire almeno 7-8 ore a notte per rigenerare le nostre cellule, perché sapete che mentre si dorme le cellule vengono rigenerate. Quindi anche i muscoli si rigenerano e tutti gli organi si rigenerano. Quindi è importante veramente dare riposo al corpo. Ultima cosa, prima di lasciarvi, è quella di evitare di stressarvi con la prova di lancia. Leggo spesso: oddio ragazze, questa settimana non ho perso manco un chilo, oddio ho preso un chilo. Allora, il peso è relativo, perché potete essere più gonfie, specialmente le ragazze se siete sotto ciclo, sapete che magari ci viene quella voglia un po' più di mangiare, oppure ci sentiamo un po' più gonfie perché tratteniamo un pochino più di liquidi. Potete avere un po' di liquidi trattenuti perché avete bevuto poco, e quindi il nostro corpo, sapete che se bevete poco il corpo trattiene liquidi e non quindi si ristagna in ritenzione idrica, quindi per quello che bisogna anche bere per eliminare le tossine, eliminare i liquidi. Potete non essere andati in bagno e quindi anche quello incide sul peso che c'è sulla bilancia. Potete aver mangiato un po' di più la sera prima e quindi il giorno dopo pesate un pochino di più, oppure avete preso un po' di muscoli e sapete che il muscolo pesa di più del grasso. Quindi tutte queste cose vanno a incidere sul peso che voi vedete, su quel numerino che voi vedete sulla vostra bilancia. Quindi smettetela di ossessionarvi dalla prova bilancia. Guardate come vi stanno i vestiti. Se i vestiti vi stanno larghi, vuol dire che avete perso qualche chilo o centimetro. Se i vestiti vi stanno stretti, avete preso qualcosa, quindi dovete capire dove avete sbagliato, se avete mangiato male oppure un po' di più, oppure non vi siete allenati con costanza. Se invece siete costanti, quindi i vestiti vi stanno normali, vuol dire che state andando sulla strada giusta, in base poi ovviamente al vostro obiettivo, perché bisogna sempre porsi un obiettivo, che sia dimagrire, tonificare o qualsiasi altro sia l'obiettivo, mi raccomando, ponetevelo sempre, perché sennò i risultati non riuscite a vederli. Un piano di allenamento funziona sempre, se eseguito in modo corretto funziona. Anche un piano di alimentazione funziona se eseguito in modo corretto. A volte siamo noi, dobbiamo cercare di capire che cosa abbiamo sbagliato. Se abbiamo mangiato magari male, se ci siamo allenati con discontinuità, perché un piano di allenamento funziona sempre. Anche un piano di alimentazione funziona se eseguito in modo corretto. Quindi dobbiamo cercare di capire cosa abbiamo sbagliato, perché non è il piano di allenamento o di alimentazione che non funziona, ma siamo noi che non lo facciamo funzionare, perché appunto o non lo seguiamo costantemente o facciamo un po' il cavolo che vogliamo. Insomma, cerchiamo di capire sempre bene perché quella cosa non ha funzionato, perché dobbiamo sempre vedere cosa abbiamo fatto noi. Detto questo, cercate di non ossessionarvi col dimagrire. Tenete dei pasti bilanciati, la dieta deve essere appunto dieta, che poi a me non piace parlare dieta, mi piace dire piano di alimentazione, perché già se diciamo dieta il nostro cervello si mette in una brutta condizione,
pensa già, oddio, non posso mangiare quello, non posso mangiare quello. Invece dobbiamo mangiare di tutto un po', alimentazione, alimenti sani, porzioni controllate, ma di tutto un po', bilanciando. Non ossessionatevi col cibo, non fatevi ossessionare appunto dal cibo, perché veramente è una cosa brutta. Quindi non deve essere un vostro tarlo in testa. Se dovete dimagrire, dimagrirete. Se eseguirete tutto nel modo corretto, se seguirete la dieta, se seguirete il piano di allenamento, insomma, se farete del vostro meglio per dimagrire, i risultati arriveranno. Fate che la vostra medicina sia il cibo e che il cibo sia la vostra medicina. Con questa frase vi voglio lasciare. Lasciatemi dei commenti se avete domande oppure volete chiedermi alcune cose su altri argomenti, perché mi fa molto molto piacere. Noi ci vediamo nei prossimi vlog o in uno dei miei workout. Ciao!